Tra... Ecco. Ok, accetto. Perfetto. Buongiorno. Oggi, non sapete, ho deciso di portare l'ufficio all'aperto. Perché quando posso, quando c'è il bel sole che mi bacia, sto meglio fuori perché fa più caldo fuori che dentro. Perché le temperature quest'anno abbiamo abbassato le temperature dei caloriferi, di tutto, perché bisogna cercare anche di risparmiare per questioni di costi e per non mandare i soldi a Putin. Sto facendo la mia guerra piccola personale, no, per consumare meno gas e meno energia elettrica. Ma oggi, benvenuto, siamo in linea con Luca Vanossi, che ha ricevuto la menzione speciale nel terzo concorso letterario Emanuele Ghidini come miglior saggio. Con il suo libro Teoria e pratica dei sogni, che ha colpito molto me personalmente, perché sono dei libri che mi è capitato da leggere, che poi uno pensa, no, all'inizio quando l'ho letto, dicevo Teoria e pratica dei sogni, parlerà, che so, di filosofia freudiana, di psichiatria, dell'interpretazione dei sogni. Invece non c'entra nulla. I sogni, sono i nostri sogni del nostro futuro, quello che è il nostro talento, chiamiamolo così. E quindi credo che sia un libro, poi mi dirai tu adesso come nasce questo libro, sicuramente dalla tua esperienza, e se lo porti nelle scuole, perché secondo me dovrebbero leggerlo gli studenti, soprattutto anche Ringrazio. adulti, ma anche gli studenti, anche gente che si approssima, no, ad entrare nel mondo del lavoro. Ecco, raccontami un po' di come nasce questo libro. Intanto buongiorno a tutti, sono Luca, piacere di essere con voi oggi. Il libro nasce un po' da un confronto che ho avuto con un'amica, che poi ha anche collaborato alla stesura, ecco, di parte del libro. Lei si occupa anche di insegnamento e ci chiedevamo un po' qual era l'atteggiamento di tanti ragazzi, perché il libro, come giustamente dicevi tu, il target principale è proprio quella parte della popolazione che si affaccia, ecco, al mondo del lavoro o deve decidere che cosa fare della propria vita, quindi in generale i ragazzi, i giovani. I sogni di cui parlo, come dicevi, non sono le nostre aspirazioni, le aspirazioni di tutti, i desideri. E quello che veniva un po' percepito mentre parlavamo è che attualmente c'è molta virtualità. I ragazzi tendono a vivere in un mondo un po' virtuale, grazie anche a telefonini, computer e tutte queste cose. E c'è un po' si attutisce molto questo bisogno di attaccarsi e credere a quelle che sono le proprie aspirazioni. Quindi, ho pensato ecco, io, pensando un po' a quella che era stata la mia esperienza di vita, perché diciamo che a un certo punto nella mia vita ho deciso di scommettere, credere in un mio sogno. Io prima facevo l'ingegnere, però sono sempre stato appassionato di volo, e a un certo punto ho detto: senti, ma questa vita mi va un po' stretta. Sento dentro di me altre esigenze, altre aspirazioni. Adesso forse è venuto il momento di crederci, di scommetterci sopra. Quindi è stato un po' un salto nel buio che ho fatto, ma ci ho sempre creduto, anche quando le cose sono state molto difficili, e alla fine sono riuscito ad arrivare dove volevo arrivare. Ecco. Quindi E ho spiega che parlato. cosa fai, che il sogno Faccio il irraggiungi, pilota pilota d'aereo. gli aerei, i grossi. E ieri eri alle Maldive, Esatto, alle e Maldive sono tornato dove ho domani vai in visto. Messico. Guarda, Quindi quindi... giro il mondo su questi aerei bellissimi, vedo bellissimi posti, conosco tanta gente, tante culture, molto stimolante, sono felice della mia scelta. Chiaramente non è stato facile, ecco, però il fatto di avere molto chiaro davanti a me perché stavo facendo quelle cose mi ha aiutato e alla fine sono riuscito ad arrivare lì. E quindi volevo condividere la mia esperienza e condividere delle riflessioni proprio fatte da uomo a uomo, da persona ad altra persona, che riguarda l'importanza dei sogni, delle nostre aspirazioni, che sono alla fine un messaggio che ci arriva da noi stessi e che, ecco, a volte consideriamo un po' troppo astratto, in realtà ha un'importanza anche materiale nelle nostre vite, perché
Oh, un sogno si trascina dietro altre vite, altre strade, altre possibilità, e al di là del fatto che poi si riesca o meno ad arrivare a fare, io parlo poi di aspirazioni professionali, a fare quello che ci si è promessi, quello che si vorrebbe fare, il fatto stesso di percorrere la strada che ci porta verso le nostre aspirazioni, verso i nostri sogni, ci cambia in meglio. E ci avvicina qualche passo in più a quello che noi siamo veramente, a quello che abbiamo dentro. Quindi il fatto di stare vivendo con consapevolezza, dicendo sto facendo queste cose perché voglio arrivare là, il fatto di impegnarsi, di faticare, di confrontarsi, di chiedere aiuto anche ad altre persone, ci cambia e alla fine del percorso, dovunque arriviamo, siamo delle persone migliori. Abbiamo tirato fuori qualcosa da noi, abbiamo imparato delle cose nuove e abbiamo una no nuova consapevolezza. Soprattutto, magari abbiamo imparato anche a interagire con gli altri perché sono percorsi che uno non fa mai da solo. Okay? Avrà la famiglia, avrà gli amici, avrà le persone che incontra e si confronterà con loro. Oltretutto, parlando di professioni, oramai tutte le professioni riguardano un lavoro in team, quindi bisogna lavorare con gli altri e questo è importantissimo perché ci fa uscire da noi stessi, ci fa ascoltare, ci fa capire l'importanza dell'opinione degli altri, ci fa capire l'importanza di accogliere queste cose e si può crescere veramente, veramente tanto. Quindi i sogni sono alla fine molto importanti. Le aspirazioni vanno tenute in conto e vanno ascoltate. Però come tu, sicuramente nessuno ti avrà regalato il passaporto per andare sull'aereo, il brevetto, Esattamente. chissà quante ore hai dovuto fare, quanto impegno, quante risorse anche mentali, cioè impegno, Sai che nulla viene così, non è sufficiente avere un sogno per realizzarlo, bisogna anche fare un percorso e impegnarsi, quello ovviamente. che consiglio sempre io è di non, ne parlavo proprio poco tempo fa con un'amica che ha una figlia che fa il liceo, e dice, ma sta pensando, farò l'università, non sa bene che cosa. E poi vedremo. In realtà credo che sia importante fare un percorso a ritroso, dicendo dove voglio arrivare, cosa voglio essere, che persona voglio essere, cosa devo fare per arrivare là. Perché questo ci dà un'idea di un percorso. Chiaro, E chiaramente, questo più grande. libro, il tuo libro, ci aiuta in questo. Ah, che sì, dà Aiuta. Cioè, un'idea dà degli operativa. strumenti C'è la pratici su teoria e come. c'è la pratica. Teoria Esatto. pratica. E quindi uno, tanto più il suo sogno è grosso, tanto più uno deve impegnarsi. Io cito qualche esempio, per esempio, cito un astronauta americano, lui aveva sempre, da sempre questo sogno di diventare astronauta e si è chiesto, bene, cosa devo fare? E ha passato 30 anni della propria vita a inseguire il proprio sogno, quindi ha detto, bene, devo studiare, mi devo laureare in una disciplina scientifica, devo imparare a pilotare un aereo, devo entrare nelle forze armate americane, devo fare dei concorsi. Ha fatto tappa per tappa per tappa, non è stato senz'altro facile, però sapeva perché lo faceva ed è arrivato là dove voleva arrivare. Poi, E voglio dirti una cosa, e anche se non fosse arrivato, magari qualcuno come lui non ci è arrivato, ovviamente, perché non tutti quelli che esattamente, fanno quel esattamente. percorso vengono presi, però avrebbe comunque studiato, acquisito consapevolezza, fatto un percorso nella propria vita dove avrebbe imparato davvero cose che gli saranno utili per sempre, indipendentemente da fare quel mestiere, no? Esatto, cioè, prima cosa, una cosa che ho notato anch'io, per esempio, è che quando si fa una scelta attaccata a un'ispirazione, che comporta sacrifici, studi, lavoro, eccetera, quello che si fa. Ti fa sentire vivo prima di tutto, non stai facendo una cosa dove ti senti trascinato dalla corrente con 100.000 persone, se si fa così. No, hai preso la tua strada, ti impegni tutti i giorni e questo ti fa sentire vivo perché sai che lo stai facendo per qualcosa che vuoi fare. Uno. Due, è lo stesso percorso che ti cambia, anche se poi non arrivi al tuo sogno, non diventi astronauta, blogger, ingegnere, eccetera, ci sono altri problemi, d'accordo, ma lo stesso percorso ti migliora, anche se non arrivi proprio lì, arriverai senz'altro un po' più in alto Di da dove dove sei, sei partito. esatto.
Sarai una persona diversa perché avrai, prima di tutto, ti sarai preso sul serio, avrai acquistato consapevolezza, ti sarai dato fiducia, perché chiaramente devi credere anche nelle tue possibilità, e mettersi in gioco è un modo per conoscersi, conoscere le proprie capacità. Quindi se non ci si mette in gioco, non ci si conosce, non si sa nemmeno chi uno è. Assolutamente. Quindi il percorso ti cambia in ogni caso e ti arricchisce. Al di là che poi uno arrivi, no? Ai sogni, è fondamentale farlo, perché poi uno arriva un passo più vicino a essere se stesso. Magari poi a tre quarti della strada dice: ho scoperto che in realtà il mio sogno era un altro, però l'ha Può scoperto perché ha fatto succedere, la può strada. succedere. Se Però non deve, parte. credo Luca che sia sempre però una questione di cose concrete. Il sogno non può mai essere, dimmi se sbaglio, il denaro fine a se stesso. Perché la mia impressione No. oggi è che quello che stiamo mettendo in testa ai giovani, perché alla fine è tutto un sistema che vuole sfruttarli, no? È che denaro uguale felicità. E siccome la felicità è l'obiettivo a cui noi ambiamo, se io sarò ricco, io sarò felice, che è la più grande truffa che ci può essere. E allora se il denaro diventa l'unico valore, diventa l'unico sogno, l'unica aspirazione che io ho, allora io sono disposto a farlo se non ho altri valori, spacciando, sono disposto a farlo senza lavorare, sperando che facendo le scommesse online divento ricco, sperare che comprando le criptovalute diventerò ricco e non sapendo che diventerò solo uno spettro che non dormirà di notte e spesso perderò tutto quello che ho, perché il denaro fine a se stesso non porta da nessuna parte. Il denaro deve essere al servizio di un'idea, di un'impresa o come investimento di qualcuno che ha disponibilità, ma mai Denaro serve come senz'altro. obiettivo fine a se stesso. Il denaro No. arriverà se fai le cose per bene, ben venga, ci mancherebbe, ma credo che l'obiettivo non possa essere solo quello, fine a se Uno può stesso. avere un grosso conto in banca, ma non avere niente dentro. Quindi, come ben sai, questo non ti rende felice. Puoi fare qualsiasi cosa, però ti manca essere te, che è quello che ti rende un po' più felice di altre cose, e uno vivendo poi lo scopre. È chiaro, un ragazzo che si affaccia alla vita, magari, ecco, ha tutto questo panorama un po' nebbioso, ecco. Però veramente quello che ti dà la felicità non è il denaro in sé, ti apre tante strade, ti dà delle possibilità come fine a se stesso. E ho conosciuto persone, anche girando il mondo, si vede benissimo, uno va in paesi poveri, vedi queste persone che hanno una. Vediamo che si è rallentato. Si è rallentato, scusa. Vediamo che si riprende. Siamo arrivati quasi in fondo. Dopo faremo un montaggio. Allora, aspetta. Aspetta che. È tornato adesso. Prova a rimetti il video. Ho provato a toglierlo per vedere se. Prova a rimettere il Ok. video. Sì, tanto dopo se magari facciamo il taglio e lo rimetto insieme. Tanto lo vediamo. Dice impossibile avviare il Senti, video. Eccolo impossibile, aspetta. Chiedi di arrivare via. Ecco, adesso riparto. qua, eccolo qua. Perfetto, perfetto. Sono Benissimo. tornato. Quindi sono d'accordo con te. E ecco, quindi quello è importante. Ma il tuo libro, tu lo stai vendendo in librerie, Amazon, E c'è un ma editore anche che un lo ha copiato. editore, ma ti piacerebbe poterlo in qualche modo, magari ne parliamo, poi promuoverlo presso qualche scuola, così mi Certo. Io dispiacerebbe. purtroppo non ho, come ti dicevo prima, molto tempo perché sono molto in Certo. giro. Quando torno vado a Parigi, poi ritorno nel Quindi Messico. non hai Però tempo ci si. di promuoverlo, non ce l'hai, insomma. Ho Quindi poco tempo, però ci si può organizzare, magari un va po' bene, prima, parliamo, perché dai. devo incastrare, però sì, volentieri. Va bene. Oh, grazie davvero di cuore per la chiacchierata. Sono in linea con Luca Vanossi, Grazie pilota d'aerei, quindi sogno del 99% dell'umanità, no, dai, del 50-70% dell'umanità, con il libro Teoria e pratica dei sogni, che ha ricevuto la menzione speciale per il miglior saggio nel terzo concorso letterario Emanuele Ghidini. Grazie di cuore, a presto. Grazie a te, grazie a tutti e vi auguro una buona settimana col sole e spero di vedervi.
Grazie.